partito da una domanda: perché Cerignola non ha un monumento dedicato a Zingarelli? Allora, glielo chiedo ufficialmente, perché fino ad ora Cerignola non ha avuto un monumento dedicato a Zingarelli? La domanda che mi è nata sin da alcuni anni trascorsi è dovuta al fatto che Cerignola non ha un punto di riferimento culturale, pur avendo il vocabolario della lingua italiana che è stato nelle sale, nelle scuole, nelle case di tutti gli italiani, per aver formato gli studenti di tutte le classi di tutte le scuole. Ora, chiesi immediatamente al sindaco: perché non fare un vocabolario nel centenario del vocabolario della lingua italiana, adesso nel 1922? A dire la verità, il sindaco immediatamente ha appoggiato l'idea e ci ha dato ampio margine per la emissione di un bando per la realizzazione di un'idea che faccia possibile un monumento al vocabolario della lingua italiana.